E tu che ci fai qui? Sono passato a trovare tuo padre. Gli ho portato una stecca di fondente. Di nascosto, ovviamente. Ero venuta a trovarlo pure io, però non sono riuscita a entrare nella stanza, quindi... Però ho iniziato a fare volontariato qui. È un progetto... Volontariato? Sì. Ah. No, perché mi sembra un po' assurdo. In effetti. Vabbè, ma in generale come stai? Bene. Cioè, è una giornata un po' strana, però... Però bene. Sicura? Ermal, ciao. Loris, Special Stage. Senti, abbiamo un'emergenzina e... Malika! Malika! No, non sono in galleria, è un fisso! È un telefono fisso, non è il campo! Elodie? Elodie, sei la prima persona che abbiamo pensato per uno Special Stage. Gali? Gali? Certo. Aio! Abbiamo bisogno del tuo flow! No? Brunori! Grande, grandissimo! Sì, sono Loris! Pronto! Pronto? E adesso? Genio! Il prossimo ospite sarà liberato! Ma non abbiamo il contatto, non sappiamo nemmeno chi è. Nessuno sa chi è. Quindi bastano il bomber, il cappuccio, la sua bella scritta liberato sulla schiena e sul palco. Ci vai tu! Devo convincerti che è una pessima idea oppure fai da solo? Faccio da solo, grazie! Entro con te. No, grazie. Dai, l'accompagno. Preferisco farlo da sola. Grazie. Alla fine l'hai messo il rossetto. Ciao, papà. Ti ricordi la prima volta che volevi metterlo? Era una bambina. Avevo 16 anni e comunque non me l'hai fatto mettere. E ho fatto bene. Perché sei venuta su una brava ragazza. Forse. Domanda stupida. Come stai? Sai, qua sono sempre a letto. C'è una bella ragazza che viene a portarmi da mangiare 3 volte al giorno. Ma che cosa vuoi di più? Quindi? Si può salvare qualcosa? No. Ma? Ma niente. Ma? Ma guarda il lato positivo. Tra un secolo saremo tutti estinti per il cambiamento climatico e non accadrà all'improvviso, ma dopo decenni di carestie, catastrofi, guerre, sofferenza. Quindi che vi importa se la fate la finale oppure no? Ok, a parte le battute brutte. Il cambiamento climatico è il problema più importante che dobbiamo affrontare. Le nostre scelte, anche le più piccole e quotidiane, pesano sul mondo. Ma se insieme facciamo le scelte giuste, pesano meno. Insieme possiamo fare la differenza e cambiare il nostro impatto sul pianeta. Perché più siamo, meno pesiamo. Tutto vero, confermo. Perfetto. Ora possiamo tornare ai vostri casini con la finale. Siete messi male, eh? Ti interessa? Puoi prenderla? No, stavo soltanto guardando. Ah, io l'ho già letta 3 volte. Ma magari la prossima volta che passo te ne porto una nuova. Non lasciare passare altri 2 anni però, perché rischi di non trovarlo. Ciao papà. Ah, non farti scappare Luca, eh? Mi ha lasciata lui? Infatti, chissà cosa hai combinato. Sempre molto carino, grazie. Grazie a te per essere passata a trovarmi. No, mi spiace.
Ma poi io sono molto legato all'uomo della sicurezza. Adesso viene fuori che Piermarco Maccarini è molto legato a un'altra persona. Sì. Viene fuori che Piermarco Maccarini ha un cuore. Il cuore è un muscolo involontario e siamo molto amici, molto, molto, molto... Non sai neanche come si chiama. Alberto? No. Andrea? No, ritenta. Alessio? Vai, 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 vai. Ascanio? Vai, vai, vai. Abramo? Vai, vai, Abramo? Vai, 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 vai. Greta? Loris, mi dispiace. Per prima e per la finale. Dispiace anche a me. Quindi perfetto, direi che siamo a posto. Abbiamo molto bisogno d'aiuto. Me ne vado. Te ne vai a fare colazione, no? Caffè, iniezione di energia, no? Loris. Grazie di tutto. Ti ricordi la prima volta che ci siamo visti? Io che ti sfotto perché ascolti un po' di tutto? Tu che mi metti a posto con una certa insolente arroganza? Sì. Tira fuori quella Greta lì. Non fermarti a metà. Diventa volontaria. Davvero. Mi dispiace. Non è per me. Mi saluti. Senza salutarmi, ma che è successo? Sei impazzita? Tranquilla, ti avrei chiamata. Ma è per Alfredo? No. Allora che? Vado in terrazza, che c'è un bel panorama. Sì, sì, ciao, sì. Ciao caro. Questa non sono io. Mi sono comportata malissimo con Alfredo e poi tutti questi ragazzi, il trucco. Ho fatto un po' la... La che? Ci sono 500 modi per dirlo in Italia e sono tutti sbagliati. Te come chiami un ragazzo che c'ha tante ragazze? Un fico. Appunto. Con Alfredo sei stata tremenda. L'hai usato, gli hai mentito e non ho capito perché ancora non sei andata a chiedergli scusa. Ma questo non c'entra niente con tutti i ragazzi che puoi avere nella tua vita. Se tu una sera ti vuoi fare una squadra di rugby, non c'è problema. Cioè, c'è problema perché è un po' complesso, però se vuoi, non è un problema. Basta che tu rispetti le persone. Nessuno, benché meno un uomo, può dirti come ti devi comportare, come ti devi vestire, come ti devi truccare, se puoi suonare, se non puoi suonare. Solo tu puoi, chiaro? Devo andare. Però non te ne andare, cioè devo andare ma non te ne andare. Non te ne andare. Michele, non te ne andare. Michele, ti chiamo. Non te ne... No! No! Ti chiamo, lo giuro! No! Mi sa che si mette a piovere. Vabbè, accompagno io. Senti, ma quell'Alfredo di cui parlava la tua amica... Lascia stare. No, ma così per curiosità, non... Luca! Ok, scusa. E scusa anche per essermene andato così. Veramente, scusa. E forse... un po' troppo presto per... Però sarebbe bello riprovare. Con Greta e Luca 2.0. Che ne pensi? Sul serio? Veramente. Posso migliorare. Cioè, io voglio migliorare come fidanzato. Lo posso fare. Sì, certo. Ma mi ci impegno tantissimo. Lo posso fare. Posso essere il migliore del mondo. Il miglior ragazzo esistente. Giuro. Però è una condizione sola. Si spengono le luci in cucina e sul comodino. I cani da guardia si accucciano e si addormentano fino al mattino. I bambini sognano d'oro e gli adulti spengono il cervello. Io mi rendo conto che sono l'unico sveglio, sempre. Io mi rendo conto che sono l'unico sveglio, sempre. Io mi rendo conto che sono l'unico sveglio, sempre. Io mi rendo conto che sono l'unico sveglio, sempre.
conto che sono l'unico sveglio sempre.